Cibus 2018, siamo allo stand di Misu, una nuova iniziativa quantomeno per il Cibus, perché è al suo esordio al Cibus e ci troviamo in compagnia di Yuri Merlini, l'amministratore dell'azienda. Buongiorno Yuri e benvenuto sugli schermi di orecatv.it. Buongiorno, grazie a voi. Che cos'è Misu? Misu è un tiramisù espresso, è un tiramisù che si fa al momento. È un prodotto pensato per la ristorazione, quindi non per uso privato, e diciamo va a risolvere quello che è il problema principale del tiramisù, che è la conservazione. Noi abbiamo risolto questo problema attraverso l'impiego di una tecnologia che abbiamo sviluppato, che consente al settore della ristorazione di preparare il tiramisù al momento, perché il tiramisù è buono, è facile da fare, però ha problemi, grossi problemi di conservazione. Abbiamo risolto questo problema attraverso l'impiego di una macchina che abbiamo inventato, progettato e che costruiamo in Italia. Gli ingredienti sono quelli, diciamo, della ricetta tradizionale. Sì, sai che parlare di ricetta tradizionale è un po', diciamo, un terreno minato, no? Perché c'è il Veneto che litiga col Friuli, eccetera. Però diciamo che utilizziamo comunque l'ingredientistica tipica della ricetta tradizionale. Quindi ci sono i savoiardi bagnati dal caffè, io direi proprio inzuppati dal caffè, c'è il mascarpone. Assolutamente, lo zucchero, le uova. Il savoiardo, che è un elemento fondamentale, perché non si mettono i pavesini ma si deve utilizzare proprio il savoiardo, e noi utilizziamo il savoiardo di rigorosa produzione veneta. Il savoiardo, ci spieghi in 30 secondi come è iniziata questa avventura? Visto che il tiramisù si fa in 30 secondi, te lo spiego anche. Allora, è nato semplicemente, fondamentalmente io sono un goloso di dolci, sono sempre stato molto goloso di dolci, e ho sempre riscontrato il problema che ti dicevo prima, che molte volte quando vado in determinati ristoranti o comunque in qualsiasi punto di ristoro, la risposta che ti danno è: purtroppo abbiamo terminato il tiramisù, l'abbiamo fatto ieri ed è terminato. E quindi ho avuto un'idea di dire: ma come mai in Italia, che il tiramisù è la patria del tiramisù, è il Veneto, è il Friuli, è la patria del tiramisù, perché non si riesce quasi mai a trovarlo, diciamo, fresco e disponibile? E da lì, approfondendo la questione, ho capito che il problema era quello della conservazione. E da lì, essendo tra l'altro io una persona abituata alla tecnologia, è venuta l'idea proprio di creare la macchina per risolvere questo problema. E allora il problema viene risolto con il macchinario che vedete proprio qui alle nostre spalle. È piccolo, da banco e facilmente utilizzabile. Ma facilmente nel senso che in 30 secondi potremmo proprio mostrar loro come si fa? Esatto, sì, è molto semplice. Allora partiamo, la prima operazione è quella di posizionare il savoiardo all'interno della coppettina. Questo ora lo abbiamo già fatto, quindi diciamo non faremo vedere questa operazione, ma è molto semplice. Tra l'altro, come spiegavo prima, il savoiardo lo forniamo noi già bagnato di caffè. E questa è la coppettina. Abbiamo qui chiaramente il savoiardo, è un pezzettino perché questa è una degustazione da fiera. Una volta posizionato il savoiardo, si va nel vano della macchina, che è qui. E allora io mi sposto nel frattempo per far sì che la camera possa riprendere il tutto agevolmente. Lì adesso io premo, si accende la luce che dà la visibilità all'operatore per fargli vedere quello che si sta facendo. Eccolo qui, scende la crema. E a quel punto qui il tiramisù è presto fatto. Poi si completa ovviamente con una spolveratina di cacao e ci abbiamo messo meno di 30 secondi. Ecco, io siccome sono goloso quanto te, ma sono anche un attimo dubbioso come loro. Il profumo, sì, c'è un cucchiaino, un po' di cacao, vediamo. Ecco, allora vediamo se l'assistente di turno, no, lo fa proprio Yuri, dà una spruzzata di cacao per andare a coprire, dare quindi un aspetto ancora più gradevole, completare l'opera, inserisce il cucchiaino e ora sono costretto a sacrificarmi per voi proprio per andare a verificare di persona. Fantastico, ma davvero fantastico. Questo lo termino immediatamente dopo, lasciamo loro nel frattempo in modo da potergli dire complimenti.
in modo da poter dire in che modo potervi contattare. E prima ancora, questa macchina la vendete? La date in comodato d'uso? Come funziona commercialmente? In generale il nostro focus è il prodotto alimentare, quindi le macchine abbiamo varie formule commerciali, tra cui il comodato d'uso, okay? Che è, diciamo, la modalità più semplice per avere il prodotto. Per contattarci noi abbiamo un approccio orientato ai social media, quindi diamo molta visibilità, abbiamo tutti i contatti sul sito, sulla pagina Facebook, su Instagram, quindi il contatto è diretto. Noi lavoriamo direttamente con i clienti, gestiamo il rapporto con tutti i nostri clienti in modo diretto e contattarci è molto semplice attraverso tutti i canali che mettiamo a disposizione. Perfetto. Ma per chi magari è tanto impegnato a lavorare che non ha tempo per andare sui social media, c'è un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare? Assolutamente, è info@misoo.it oppure al numero di cellulare, perché abbiamo anche un numero di cellulare WhatsApp, 370 308 7982. Questo è il vostro numero di WhatsApp attraverso cui interloquire in modo immediato. Chiamare tranquillamente, quindi un numero diretto con noi. Siete particolarmente smart, a cominciare dall'assaggio del giorno, che è veramente un fenomeno. Complimenti, molti complimenti. E allora, Yuri, abbiamo dato l'indirizzo di posta elettronica, abbiamo detto in che modo riuscire a trovarvi sui social media. Voi avete iniziato questa avventura nel 2013. Come sta procedendo? Sì, abbiamo iniziato questa avventura nel 2013, siamo partiti fondamentalmente da un pezzo di carta bianco, quindi abbiamo creato tutto, prodotto, quindi attrezzatura, ricetta, processi produttivi, comunicazione, marchio, tutto. Nel 2016 abbiamo fatto il lancio nel mercato del prodotto, direi che sta andando abbastanza bene, nel senso che abbiamo già numerose macchine installate in Italia. Abbiamo una domanda molto importante dall'estero, siamo già presenti in città importanti come Parigi, Vienna, siamo in Medio Oriente e direi insomma che la cosa ci sta dando soddisfazioni. C'è ancora moltissimo lavoro da fare, però insomma le prospettive sono buone. Beh, con questo prodotto che ho appena assaggiato non mi giunge nuovo, insomma, tutto sommato. Ci credo certamente. Yuri saluta tutti loro. Bene, grazie, a presto, buona giornata. E noi continuiamo nei corridoi di Cibus 2018 per andare a documentare altre novità presentate alla Fiera di Parma. Non andate via.